Buonasera, bentrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Questo punto potrebbe essere l'ultima dell'anno, visto che è notizia di oggi la Serie C, la Lega Pro sciopera, si potrebbe dire così, diciamo, ha deciso di non giocare domenica prossima quando, e anche sabato, quando si sarebbe dovuta svolgere la prima giornata del girone di ritorno. Questo per sensibilizzare il governo, già è accaduto ieri con le gare iniziate un quarto d'ora dopo, sul tema della defiscalizzazione in favore dei club di Serie C. Quindi il campionato ripartirà il 12 gennaio come da calendario, quindi con l'Arezzo che appunto gioca in casa, poi la gara evidentemente di Lecco sarà rinviata e si ricoprerà probabilmente in un infrasettimanale. Io vado a salutare Agostino Iacobelli, bentornato mister. Salve. Poi questa sera riapriremo una finestra anche sul calcio femminile, soprattutto sulla parte giovanile, ed è qui con noi Omar Neri, responsabile scouting dell'Arezzo Calcio Femminile. Benvenuto, bentornato, perché ci Buonasera, siamo già visti grazie. qualche mese fa. Allora, direi adesso vediamo i 4 minuti di Renate Arezzo di ieri, poi ne parliamo. L'Arezzo chiude il girone di andata in casa di una delle formazioni rivelazioni di questo campionato, il Renate, terzo in classifica. L'Arezzo vuole tornare a vincere fuori casa, vuole accorciare la parte alta della classifica. Anghileri parte il cross, Plescia sopra la traversa di Donato, che conferma il tradizionale 11 che si è visto nelle ultime partite. Angolo battuto corto da Cutolo per Foglia, la palla arriva in area di rigore. Tentativo di testa di Balan con la parata di Satalino, non complicata. Poi c'è una punizione dal limite per l'Arezzo. Va Cutolo sinistro, barriera, raccoglie Tassi, altro destro e la palla che va fuori. Torno al 16esimo, poi viene su Kabashi, vede l'arrivo di Guglielmotti, eccolo servito, Guglielmotti, l'uscita di Pissarde, poi salva Borghini. Arezzo che va con Caso. Solita salita di Caso, palla dentro, arriva poi la conclusione di Cutolo, Satalino in qualche modo, poi il salvataggio sul fondo. Recupera palla in mezzo al campo Galuppini, si porta al limite Galuppini, sterza su Foglia, conclusione, Pissardo blocca facile. L'Arezzo ancora con Caso, poi Cutolo di prima per Gori che mette giù bene, Gori, conclusione, palo, raccoglie Belloni, Arezzo che prova a insistere. Larga, palo di Gori che conferma questa sua grande dote. Tocca pochi palloni, ma quelli che tocca o li manda in gol o li manda comunque molto vicino al gol. In questo caso, pallonetto. Poi Caso mette l'altro pallone dentro. Attenzione da Monte che tocca col braccio, manda fuori. Cutolo chiede il calcio di rigore. L'arbitro fa ampicenni su una deviazione, non col braccio. Sembra l'arbitro abbia visto un altro tipo di deviazione. Comunque, episodio davvero dubbio. Inizio ripresa, la palla arriva a sinistra ad Anghileri, mette dentro Plescia, in spaccata, trova il gol del vantaggio. Sono passati solo 17 secondi dall'inizio della ripresa e qui difesa Amaranto tagliata completamente fuori. Secondo gol in campionato per Plescia, un'azione corale che ha visto toccare la palla a 5 giocatori e soprattutto brucia Baldan Plescia per il gol dell'1-1. Attenzione a Gori per Cutolo, area di rigore, Cutolo col destro e la palla che va fuori. Arezzo pericoloso. Caso ripiega su di lui Anghileri, che poi da Ranieri che perde un brutto pallone. Cutolo, conclusione larga. Arezzo che cerca il gol del pari, punizione di possente, è entrato Gorbac nel Renate, Gorbac ancora su Baldan, Pissardo, poi c'è fallo in attacco. Caso parte defilato, prova a superare Anghileri, poi sterza su Ranieri, poi una piroetta ancora su Anghileri, Ranieri non riesce a contenerlo, serve Gori, Gori, 89esimo, Gabriele Gori. Non sbaglia quasi mai quando gli arriva un pallone buono, ha una capacità incredibile di metterla in porta. Qui Caso però ha fatto un capolavoro. Ma che azione ha fatto Caso? E poi questo sinistro, un gol che abbiamo già visto come stile per Gori, e l'Arezzo trova l'1-1. Cutolo, palla dentro, Gori prova addirittura la rovesciata. Palla sul fondo, Gori. Siamo al 95esimo, finisce qua, finisce 1-1. Arezzo non avrebbe affatto meritato la sconfitta, anche se stava per materializzarsi. Ci pensa Gori a evitarla.
Allora, Agostino, una partita che la Rezza ha rischiato sì di perdere perché ha preso gol proprio all'inizio del secondo tempo, per come si era svolta non meritava di perdere, quindi alla fine Gori si è inventato uno dei suoi gol, perché questa è una palla che pochi attaccanti, penso forse in questa categoria, la trasformano in un gol del genere. Cane da tartufo. Sente l'odore, con un caso che però ha fatto un'azione strepitosa. Ah, neanche a fare la posa due ragazzi che ho avuto io, anzi. Ti dicevo prima che nella partita di ieri c'erano 5 ragazzi, 2 nelle Nate e 3 nell'Arezzo, che ho avuto io nelle giovanili della Fiorentina. L'Arezzo non meritava, via. Ha incontrato un'ottima squadra, una squadra che gioca bene a calcio, però ieri la sconfitta sarebbe veramente stata immeritata. Quindi giustamente il campo ti dà quello che meriti, l'Arezzo si è preso un punto che forse gli sta anche un pochino stretto. Però dai, la sconfitta sarebbe stata veramente immeritata, quindi Gabriele Gori ha dato il giusto risultato a una partita che è equilibrata. Sì, tra l'altro il Renate lo dice la posizione in classifica, ma anche è una bella squadra che gioca a calcio, Diana sta facendo vedere. Quanto c'è di Diana secondo te in questa squadra? Tanto, tanto, perché molti allenatori si dicono giocano con le tre punte, lui è veramente gioca con gli esterni, gioca a 5, ma gli esterni sono due attaccanti, quindi alla fine è proprio quasi un 3-4-3 o un 3-4-1-2, quindi è un allenatore che ha dato un'identità importante alla squadra, alla fine i risultati, un terzo posto meritatissimo che è giusto che abbia. Però ieri l'Arezzo è stata brava, dai, le ha costretti più che altro a difendersi, e poi anche l'Arezzo obiettivamente è una squadra molto offensiva, perché giocare con 4-2-4 con due esterni come... Quindi per te è sempre un 4-2-4, perché diciamo viene presentato come 4-4-2. Però dai, Caso e Belloni sono due giocatori molto offensivi, soprattutto Beppe. Caso è un ragazzo che la fase difensiva non gli piace molto farla, neanche nei ragazzi, quindi... Però è un giocatore che ti dà qualità in fase offensiva come Belloni, e poi avere Gabriele e Nello in mezzo sono due giocatori che ti danno qualità, e uno ti dà la finalizzazione dell'azione. Questa è stata una bella azione, che credo 5 giocatori toccano la palla dopo il calcio d'inizio del secondo tempo, la palla arriva a Plescia e segna. Bel gol, no Omar? Però vedi, vedi che è una squadra che ha un'identità, esatto. Quindi ha un gruppo di base molto forte. Sì, ci hanno lavorato. Il lavoro, sì, poi anche se assolutamente. Se non c'è un errore, difficilmente fai gol, anche perché il difensore secondo me lì ci poteva anche arrivare. Assolutamente, sono d'accordo. Però vedi una squadra che ha un'identità, quindi avere io dico sempre chi è organizzato batte sempre disorganizzato, perché alla fine il passaggio filtrante è proprio bello. Sì, molto bello, con i giri contati, proprio bellissimo, molto bello. Anche in Serie C l'organizzazione conta più del resto, conta sempre la qualità dei giocatori, perché sì, tu puoi avere qualsiasi schema, però se un giocatore ti fa uno stop con un tocco solo e uno ci vogliono due tocchi, ce l'hai. La qualità fa sempre la differenza, però dove non c'è tanta qualità vedi la mano dell'allenatore. Abbiamo visto poi alla fine del primo tempo c'era stata la protesta per il fallo di mano con l'abito che fa di... non ho capito cosa voleva, cioè se diceva che l'aveva toccata con la pancia, non so cosa ha fatto, così come se non l'avesse toccata col braccio, invece si vede che... Io ho parlato con Caso stamattina, con Beppe, sì, che è quello che ha fatto questa grandissima azione. Lui, secondo lui, mi ha detto che era un rigore netto. Sì. Io, no, si vede, cioè il tocco c'è. Poi, insomma. Quindi Beppe è un ragazzo abbastanza serio. Ormai la partita è finita, uno può dire, tanto non puoi tornare indietro da dire. Il rigore c'era. C'era. Sì, sì. E qui Omar, abbiamo visto che Gori ha toccato 3 palle, diciamo, da ricordare. Ha preso un palo, ha fatto un gol e poi una rovesciata. Cioè. È un bel finisseur, secondo me. È un uomo d'area di rigore, che se ne vede sempre meno, quindi quando li vedi fa piacere vederli, fa piacere come li vedi giocare in quei 18x42, perché sono qualità che ovviamente, specialmente in un attaccante, secondo me devi avere tanto di quello che ci dà il buon Gesù, e poi imparare quelli che sono i movimenti e tutto. L'attaccante, specialmente se fai la boa su, come non è facile, cioè, sono quei giocatori che... Capito?
se non fai gol devi avere, più di 4 in pagella, esatto, esatto. Se no come Gabri, esatto. Se ieri non fa quel gol, d'accordo, piglia 4 e mezzo, siccome ha fatto gol 7 e mezzo, poi si dice ha toccato 3 pali, certo, ha preso un palo, è come Inzaghi, dai, che su quei giocatori che c'è la vita da mediano che ha la sua vita e la vita da attaccante a questa vita qui, quindi fa piacere vedere ragazzi, perché è anche un po' la scuola italiana, no? Se vogliamo andare un po' anche indietro, sì. Riva, Piola, che poi dipende però molto anche dalla squadra, perché se gli arriva la palla, il voto lo prende lui negativo, però se non ti arriva, sì, noi vediamo anche in Serie A gli attaccanti giudicati secondo me in modo troppo penalizzante perché non gli arriva spesso una palla giocabile, no? Comunque Arezzo è un giocatore di livello e fa piacere averlo, penso, ragazzo, assolutamente, come il terzino di che ora non mi sfugge il nome, Corrado. Che è un nazionale se non mi sbaglio, sì, no? Quindi sì, sono giocatori che fa caso, per esempio, sono d'accordissimo. E tra l'altro alla Giaccherini pigliano palla ai piedi, quelli spaccano le difese in due, sono d'accordissimo. Anche l'atteggiamento, perché comunque lui non so, sperava ovviamente di andare in Serie B, no? È arrivato all'ultimo, calarsi comunque in una piazza importante, però comunque di Serie C, anche l'atteggiamento è quello giusto, no? Perché vediamo gli attaccanti che... Ma secondo me, guarda, Fabio, lui l'anno scorso l'ha pagato questa cosa, sì, perché lui è voluto andare forza a Foggia, poi da Foggia è andato a Livorno in B, però io ci ho parlato con lui, però mi disse, guarda mister, ho fatto 600 minuti alla fine in due, conviene più andare in una piazza come Arezzo, mi danno la possibilità di esprimermi come voglio io, perché fai 600 minuti, fai un gol o due gol in Serie B. Bisogna giocare. Infatti, se ne fai tutte le partite, fai 17, 16, 17 gol in Serie C, contro i livelli lì, Birilli e i cinesini hanno un'importanza, ovviamente. Poi sono tutti gli attaccanti, parlano con i gol. Brunori ha parlato con i gol, al di là di essere un giocatore bravo, ha parlato con i gol. Chiunque, l'attaccante parla solo con i gol. Devi giocare. No, altro giocare, ma devi fare gol. Certo. Se tu giochi 18 partite, 30 partite non fai, e fai 3-4 gol. Era meglio se le giocavi. L'attaccante parla solo con i gol. Torniamo tra poco. Stiamo parlando di Renato Arezzo, ma tra poco sentiremo di Donato, proprio Gabriele Gori di cui parlavamo prima. Poteva essere con una vittoria quella gara, forse soprattutto per la posizione del Renate, no? Che ti permetteva di... È vero che la classifica è corta e ancora c'è un ampio margine di recuperare posizioni se continui con questo tipo di risultati. Però chiaramente vincendo strappavi un po' perché accorciavi parecchio la classifica. È vero, vero. Sì, la vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta in tutti i sensi, come salto di qualità in classifica, ma anche come autostima dei giocatori. Quindi, però obiettivamente l'Arezzo negli ultimi periodi sta facendo bene, via. È una squadra, ha avuto un po' all'inizio che si stava un po' smarrendo, ma altri gli infortuni, voleva cambiare modo di gioco, lì si stava un po' perdendo. Invece secondo me, ribadisco anche il discorso che devi avere due mediani che devono fare un lavoro molto molto tosto, però qui con questo modulo qui sfrutti molto, non si offenda, i 13-14 giocatori importanti che c'hai, perché la rosa è ampia, ma è più quantitativa che qualitativa, quindi l'Arezzo può contare sì e no su, senza offese per gli altri, 15-16 giocatori effettivi. Quindi giocando così puoi sfruttare le qualità enormi che c'hanno sia gli esterni che altri giocatori. E guarda, tra l'altro Tassi che sta facendo bene, molto bene. Adesso di Donato in difficoltà, perché era una soluzione tampone ma è diventata la soluzione principale, nonostante che Picchi è tornato disponibile. Quindi no, ma questa è la forza di ragazzi che si mettono a disposizione, cioè Tassi ha avuto l'opportunità, l'ha sfruttata, di donarsi come un allenatore intelligente in questo momento qua deve sfruttare il massimo di poi se Picchi durante gli allenamenti avrà di nuovo l'opportunità e meriterà, però in questo momento qua Tassi sta facendo molto bene. Ecco, sicuramente quello che dicevi, cioè adesso può contare soprattutto sugli 11 che vanno in campo, con appunto poi può capitare la partita che gioca Picchi, sì, perché magari sono Foglia è squalificato come è successo, no? Però è chiaro che se dovessi invece andare a cambiare qualcosa in attacco, cioè se venisse un raffreddore uno di due, quindi il mercato immagino che qualcosa dovrà accadere, anche se l'altra settimana il presidente Lacava nell'intervista ci ha detto bisognerà
prevalentemente sfoltire più che appunto far entrare qualcuno, però è chiaro che dal punto di vista dei ricambi, delle alternative in certi ruoli, soprattutto anche la difesa, perché è arrivato Nolan anche con grandi prospettive, abbiamo visto che però insomma, nelle gare che ha giocato, e lo stesso Baldan anche ieri è stato un po' in difficoltà. Ha fatto un po' di... Sì, è vero, te l'ho detto Fabio, è più quantitativa, perché avere 35 giocatori che poi sono tutti a busta paga, perché non credo che sono tanti, quindi secondo me se uno riuscisse a sfoltire tanto e fare uno o due innesti importanti di qualità, secondo me quest'anno di nuovo l'Arezzo potrebbe fare di nuovo. Che poi Omar, diciamo, c'è da dire che Di Donato è stato anche bravo nella gestione poi di una cosa molto ampia. Diciamo che insomma, dopo quello che è stato il finale di stagione l'anno scorso, no? Con l'entusiasmo alle stelle, insomma, ci sono stati dei cambiamenti importanti. Secondo me quando ci sono cambiamenti così sostanziali in una rosa, in una guida tecnica, tutto quello che vuoi, prima di imboccare la strada giusta ci sta anche di avere qualche svarione, come diceva giustamente il nostro mister. Ci sta, però mi sembra che dei segni di miglioramento ci sono. Certo, se vai a vincere con Renate, fai quelle exploit che magari ti compatta il gruppo e ti dà più senso, un pochino più di forza, diciamo, un più 5, diciamo, di forza di gruppo, di quello che è la consapevolezza. Soltanto che evidentemente non era facile, se no ne stavano, stavano lassù, no? Se anche no. L'anno scorso, se ricordiamo benissimo, all'inizio c'era molta titubanza intorno alla squadra. Certo, certo. Perché era una squadra Pinto, Brunori, gente che diceva... Poi Arezzo è una piazza, insomma, no, porca miseria. Il tifoso è attaccato, però poi anche pretende, giustamente. Io guarda, io andavo in trasferta già quando avevo 16-17 anni, quindi parlo da tifoso e anche sfegatato. Arezzo, ma io sono convinto che quest'anno Arezzo è una piazza che pretende, però vedo che anche i tifosi incominciano a riconoscere, quindi io penso che sarà un buon finale di stagione. Tifosi che sono una squadra in crescita, poi... Qualche dubbio mi era venuto, sì, no, ma legato al fatto che di quello che giustamente diceva il mister, e secondo me è anche giusto che un tecnico che arriva in un posto possa fare anche le sue prove, no? Volevo dire, uno arriva con un'idea, poi si rende conto che quella strada non la può fare, per l'amor di Dio. Ma si chiama intelligenza. È il vostro lavoro, volevo dire. No, ma anche perché uno devi sfruttare le qualità di... Esatto. Io non posso dire a caso fammi un lavoro... Li devi anche conoscere i calciatori, hai bisogno di quei mesi per capire un attimo chi hai o chi non hai, no? Quindi io non ci vedo niente di male su questa parabola, anzi vedo un buon finale. A parte una parabola che se va in su, perché l'Arezzo ha avuto un periodo inizio di Pianese, quei risultati un po' balordi. Ora c'ha un'identità di squadra con gente che sfrutta le proprie qualità. Insomma, in questi highlights ho visto cose, quindi... Di fatto è stato il tracollo col Monza, che al di là di essere di un altro pianeta, lì aveva dato fastidio l'atteggiamento della squadra, che comunque non puoi perdere il primo tempo 4-0, insomma, al di là che poi il Monza fatica, ha preso con la Pianese, ha pareggiato, col Pontedera ieri è stato recuperato 2-2. Ma questa è anche un po' la sfortuna dei calendari, no? Ti è capitato proprio nel momento in cui... Ma il Monza parlava prima di avere un'organizzazione. Se uno c'è una rosa del genere, cosa vuoi organizzare? Non organizzi nulla. Sono giocatori che te la risolvono da solo la partita. Però obiettivamente lì l'Arezzo in quel momento lì, in quella sconfitta lì, è stata brava sia la società e il gruppo. Forse a compattarsi. Com'è? Può darsi che quella lì sia stata. Era necessario. Se veniva più avanti, può darsi che si perdeva la testa. Prima, invece lì è stata brava la società con Pieroni a compattarsi e a far capire che la situazione del mondo... Lì non si è perso la testa, che guarda nel calcio quando perdi la testa è pericolosissima. Esatto. Ti faccio un esempio, il Napoli. Certo. Vado un po' più su, situazione... non credere che se perdi la testa... Indecifrabile. Davvero. Non riesco a decifrarla quella situazione, mi manca dei pezzi. Il calcio è bello anche per questo. E a questo proposito, il fatto che l'Arezzo adesso è in un buon momento, la solita domanda, adesso si sta fermi praticamente un mese perché si riparte il 12 gennaio e si sa... Ma ufficiale proprio? Sì, ufficiale. Quindi la domanda è... Vacanze, è chiaro che la prossima volta, nel senso, ci sarebbe stata solo una partita e ci sarebbe comunque stata la sosta, però una sosta quando stai facendo bene che comporta?
Non, a me non piace molto, no. Sinceramente. Anche secondo me anche a Di Donato, perché sono andato a vedere anche un po' di allenamenti. Obiettivamente la squadra la vedi anche negli allenamenti che sta veramente bene. C'è quell'area di allenarsi bene, di avere entusiasmo, e quello ti fa la differenza. E, secondo me Di Donato non sarà molto contento, anche perché in questo momento qui andare avanti con questa voglia, con questa determinazione ti porta tanta roba, ti porta risultati e ti porta punti. Ora, a parte non solo per loro, perché obiettivamente è tanto, molto. Beh, insomma, è molto. Da chi si giocava per le feste adesso è tanto, veramente. È molto in tutti i sensi, fisicamente, come entusiasmo, far passare questi periodi qua, non giocare, perché giocare sì, fai le amichevoli, ma quando non c'è la domenica, l'attenzione. Dovranno essere tanto bravi a mantenere l'attenzione a un livello giusto. E non è facile, no. Sentiamo allora l'intervista del dopopartita di Donato e proprio Gori. No, era un peccato, tornare a casa con 0 punti era veramente un peccato, perché abbiamo disputato un'altra volta una grandissima prestazione dove abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, poi purtroppo dobbiamo lavorare su questi episodi iniziali che ci costano appunto la rincorsa, però i ragazzi sono stati bravi, perché non era difficile venire qui al campo di Renate, che non perde da aprile, è una squadra quadrata, la classifica lo dimostra. Quindi faccio i complimenti ancora una volta ai ragazzi, perché hanno disputato una grande partita meritando questo punto, anzi forse ci sta anche un po' stretto. Abbiamo fatto una gran partita, peccato l'episodio non ci è girato a favore, c'era anche un paio di rigori il primo tempo che secondo me bisogna darli, perché il primo Gori è stato buttato giù, il secondo la palla è finita sulle mani di Damonte, per regola quello è il rigore, quindi lo devi avere il coraggio di dare quei rigori, quindi c'è da recriminare, però sono contento che alla fine la prestazione è stata importante, siamo riusciti, ti ho detto, a recuperare una partita che sembrava stregata. Io, come ho detto in precedenza, non guardo né classifica né punti, cerco di lavorare sui ragazzi, sulle prestazioni, siamo su una buona strada, è normale che dobbiamo adesso accelerare, giornata andata lo mettiamo in cascina, sappiamo che dove migliorare, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più, siamo pronti per il giorno di ritorno e poi a gennaio vedremo. Andare in tutti i campi a giocarsi la partita a viso aperto, l'Arezzo c'è e lo sta dimostrando e sta disputando delle buone prestazioni. Sicuramente all'inizio del secondo tempo, ma non dico solo in questa partita, in anche altre non entriamo, diciamo, concentrati i primi 10 minuti e tante volte diciamo che partiamo svantaggiati e bisogna migliorare sotto questo aspetto, però comunque sono contento che siamo riusciti a pareggiare e mi dispiace ancora di più, perché comunque era una partita secondo me alla nostra portata. È stata una disattenzione secondo me del signor arbitro, però comunque non siamo qui a discriminare nessuno e infatti siamo andati avanti e comunque siamo riusciti a portare un punto a casa. Secondo me adesso ci stiamo riprendendo alla grande, perché stiamo facendo tanti risultati positivi e non da 1 o 2 giornate, ma sebbene non so quante, mi sembra una decina. E quindi dobbiamo continuare su questa strada, perché secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni molto grandi nella seconda parte di stagione. Devo sicuramente fare di più, perché si migliora sempre e bisogna comunque arrivare nelle parti alte della classifica. Tornati, allora dicevamo che appunto non si gioca domenica, abbassare i costi viene chiesto dalla Lega Pro al governo, avere risorse da reinvestire nelle strutture materiali e infrastrutture immateriali, che sarebbe la formazione dei giovani. Quindi la Lega Pro vuole un segnale dal governo, che chissà se glielo darà mai, però non so, sono iniziative così. E l'Arezzo ha appoggiato questa posizione di Ghirelli, Arezzo a fianco di Ghirelli, era un comunicato insomma che è arrivato oggi, non so cosa serve. Ma neanche a me, non capisco. Con tutti i problemi che ha il governo, ma con tutto rispetto, non credo che abbia, chi è che poi se ne occupa di questa cosa, no? Ma mi sembrano cose così. Politica e sport è un misto pericoloso, ho sempre detto. Allora, volevo chiedere ad Omar come sta andando questa Arezzo Calcio femminile in chiave giovanile, visto che è la cosa poi di cui allora, diciamo, dai, se in chiave giovanile siamo piuttosto soddisfatti, direi. Non ultimo il riconoscimento di scuola calcio ufficiale,
in Toscana siamo solo tre società ad avere questo riconoscimento, quindi a coronamento di un lavoro svolto nell'arco di 6-7 mesi, perché poi quando raggiungi questi numeri si sta parlando di oltre 120 tesserate, insomma è un lavoro che intanto non è il merito di uno, ma è il merito ovviamente di un certo tipo di politica nell'ultimo triennio, di un certo tipo di approccio intanto iniziando dalle scuole, quindi che è la base, quindi è frutto di un lavoro sulle scuole, è frutto di un lavoro a livello anche promozionale volendo, poi l'acquisizione di un centro sportivo ovviamente ha il suo peso, perché qual è uno dei cruci del femminile purtroppo era quello di essere sempre agganciati a impianti di società del maschile, che ovviamente se il campo è assegnato a loro, se il campo è loro, ovviamente prima vengono loro e poi vengono sempre le squadre del femminile. Devo dire che il calcio femminile è in forte espansione. Una iperbole, no? Una parabola molto scoscesa, nel senso che lo vedi intanto nelle partite di giovanile, specialmente in un campionato under 15, che io 8 anni fa ho vinto per 2 anni consecutivi con la Stella Azzurra qui a Ponte alla Cassa e mi ricordo qual era il livello. Poi sono le ragazze che adesso sono in prima squadra, quindi Paganini eccetera eccetera, quindi che ti devo dire, sta migliorando a velocità pazzesca, soltanto che quando le cose crescono troppo in fretta c'è sempre il rovescio delle medaglie. Quindi intanto siamo stati bravi a cogliere il balzo di questo mondiale femminile, questo entusiasmo, e tramutarlo in numeri. Ovviamente c'è stato il lavoro di squadra, perché diciamo c'è quello che apre le strade, dopodiché tutti fanno il suo. Questo lavoro, diciamo così, di rastrellamento, chiamiamolo con un termine molto, molto virgolettato ovviamente, vendendo secondo me un progetto valido, perché ora abbiamo un organigramma di oltre 30 persone, quindi è un organigramma importante, che seguono, partendo dal basso, un under 10, che diciamo così è frutto proprio del primo contatto con le scuole, è frutto di una promozione sul territorio, di una presenza che è stata secondo me molto omogenea e capillare. E poi un under 12 di livello, perché stanno facendo un campionato e se la giocano intanto giocano contro i maschi, e questo è e delle partite li stanno randellando in maniera, ma poi con una veramente con una personalità pazzesca, ma che a me non mi stupisce, perché comunque essendo stato anche 3 anni nell'ambito ACF Firenze Fiorentina lì a San Marcellino, quindi io quando sono venuto via di qui sempre per la passione eccetera sono voluto andare anche a mie spese magari a capire come frullavano le cose in un centro sportivo dove la CF Firenze per anni ha dato calciatrice alla nazionale eccetera, quindi quando ci sono queste realtà anche per tua conoscenza, per tua formazione, io sono andato là, ho fatto 3 anni con loro e lì ho capito tante cose e ho portato quello che io sono nato di là, non ho niente di che, c'è una passione che mi ha tramandato mio padre eccetera eccetera, potremmo stare qui a parlare delle ore. Il concetto è che ho voluto capire come funzionava e ho cercato di portare nella realtà di Arezzo, che comunque è una situazione periferica, noi siamo in una situazione molto difficile a livello territoriale, perché per esempio le società che guardano sul mare sono tutte città molto vicine e collegate anche molto bene, noi siamo una terra di confine, infatti quest'anno per esempio nell'under 15 regionale ci hanno accorpato con l'Umbria, hanno ridiviso l'Italia come l'aveva divisa Cavour, Etrusco, Sabina, Granducato di Toscana, non lo so, vabbè. Visioni giuste comunque, sì. Perché poi se vai a vedere i contenuti delle regioni ci sono delle disparità pazzesche e allora questo sistema cavuriano diciamo è più così, vicino magari l'Umbria. Ti fa un esempio veloce per farti capire, il Veneto sceglie su una base di 400 ragazzine, l'Umbria sceglie su una base di 100, allora che succede? Hanno ritenuto opportuno togliere Arezzo e Viterbo per dare un pochino più di filtro all'Umbria, perché se no vince sempre il Veneto o vince sempre la Lombardia, perché hanno possibilità di scegliere su una base più ampia, e quindi
benissimo, concetto capibilissimo, eccetera. Fatto sta che noi siamo con l'Umbria, per dire. E siete c'è ci ha fatto parecchio piacere, no? Però no. Va bene. Quante va sono bene. Le bambine? Lo facciamo. Quante sono le bambine che avete? Quante bambine? Allora, noi abbiamo un settore giovanile, 140 tesserate in totale, siamo intorno a 100 bambine. Beh, di settore giovanile, che sono numeri straraguardevoli. In Toscana siamo tre società, vero? Agostino, è una bella cosa. È una bella situazione. Sì, no, si è fatto un lavoro sul territorio pazzesco e te lo sta a testimoniare il fatto che in questa convocazione dell'Under 15 Umbra, che l'abbiamo fatta tra l'altro qui al nostro centro sportivo, sono venuti tutti qua a vedere quello che avevamo fatto, eccetera eccetera, non c'è una bambina che viene da una, solo una da Montevarchi, e ce n'era tre da San Giovanni, che tre del San Giovanni non sono venute, è venuta quella del Montevarchi, quando è arrivata è rimasta 29 dell'Arezzo, una del Montevarchi, quindi vuol dire che hai veramente rastrellato tutto intorno e abbiamo intaccato anche il Senese. Ci sta una logistica con tre pulmini, insomma c'è una bella organizzazione. Bene, proposta la Fiorentina, l'anno che ho smesso con gli allievi, quando l'ha presa Fattori, proprio di San Marcello. Nostro amico Sauro, grandissimo. Mi fu proposta, io... Hai nicchiato. Tutte le volte oggi che... Oggi la prendereste. Ora sì. Guarda, oggi la prendereste. Ma c'è ancora Sonia lì a San Marcellino. Sì. Sono stato lì anni. Me l'ha proposta il professor Vergine, mi disse se ero... Se voglio fare, disse. Io se posso darle un consiglio. Darti. Posso darti un consiglio? Grazie. Guarda, fare anche una parentesi nel femminile. L'ho fatta anche Piovani a Sassuolo. Per capire, secondo me è formativo. Calcio maschile e calcio femminile sono due sport differenti. E questo, la differenza la fa la donna con tutti i suoi processi mentali e l'uomo con tutti i suoi processi mentali. Secondo me sarebbe... Io lo metterei d'obbligo. Provare tutte e due. Sì, perché secondo me alla fine di un'esperienza nel femminile, secondo me uno ha preso talmente tanti aspetti che ritorna nel maschile e gli dice, ascolta, dai. No, me l'ha detto anche Fattori, sta cosa. È estremamente formativo, estremamente. Quindi è un consiglio che io do a tutti. E in una forma così adesso... con una Serie B così importante, quindi anche per voi tecnici di un certo livello si sono creati spazi, secondo me, molto interessanti. Grazie a Omar Neri, porta i complimenti ovviamente. Grazie. Alla società. Grazie. All'Arezzo Calcio Femminile, grazie a mister, così chissà allora che non ti ritroveremo come allenatore di qualche squadra, chissà, puoi allenare anche se vieni da un'altra esperienza nel femminile? Attenzione, come no? Che succede? Perché non puoi allenare nel femminile? No, non puoi allenare, viene da una... io sono arrivato da una squadra di Serie D, Allora bisogna aspettare giugno. Però qui ci vuole il numero di telefono. Agostino è disponibile, quindi sai che quando facciamo questi annunci troviamo subito a squadra. Quindi chi lo sa. Come dico io, le vie del Signore sono infinite. Sì. Guarda, qui c'è sta proprio la frase. Grazie davvero. Grazie mille. Buona serata.